Laura, buongiorno. Pausa pranzo veloce oggi? No, non direi più veloce. Siamo qui da Tasca Ripea e ci piace molto come, sia come ristorante che come cibo. Senti, che hai mangiato? Ho mangiato le straccette di pollo con carote e pollo. Senti, ma questa scelta secondo te di un ristorante a chilometro zero all'ingresso di Pistoia, come ti sembra? Mi sembra molto buona, non capisco perché questo ristorante non ha mai fatto, non capisco, ma la sta facendo da solo. E poi la pubblicità del ristorante è anche la cucina alla fine ai clienti. Se un cliente va via soddisfatto, penso che possa ritornare. Senti, e visto che abbiamo parlato di clienti soddisfatti, entriamo in un altro argomento, le recensioni, perché c'è sempre di più una novità nel settore delle recensioni. Allora, le recensioni, ci sono molti siti dedicati alle recensioni, ma non sappiamo mai se sono pagate, se sono vere, se sono false. Io vi vorrei suggerire un nuovo social network che si chiama Fitti, dove le recensioni sono sicuramente bene, perché l'utente deve per forza essere nel posto, trovarsi nel posto per poterlo recensire. Quindi se io recensisco, è comunque io sono quel posto e dico veramente l'impressione che mi ha fatto una volta che mi sono. Quindi un servizio che abbia non male un accesso tipo Foursquare, quindi con una geolocalizzazione, quindi se non sei come minimo, se sei a più di 5 metri dal ristorante non puoi fare la recensione, quindi è obbligatorio essere nel posto per poterlo recensire. Senti, e visto che siamo in un ristorante e parliamo di enogastronomia, ma c'è anche una Laura che cucina? Allora, Laura è una grande single che mangia molto spesso fuori. Perfetto, quindi diciamo che Laura è una single, non si sa se cerca un compagno, ma sicuramente cerca dove andare a mangiare. Sicuramente, quindi sono aperta a tutti i ristoranti e a fare qualsiasi tipo di recensione. Benissimo, quindi se volete invitare Laura, che però è un'esperta, quindi sa cosa bere, sa cosa mangiare, la trovate online, Laura Pistoia. Ciao Laura. Ciao.